sede della proprietà. Colgo l'occasione di questa conferenza stampa per ringraziare il Comune di Ortona che ha manifestato una sensibilità encomiabile, perché non solo che ci ha ospitato nelle nostre riunioni anche un po' caotiche, ma ha consultato tutte le agenzie immobiliari per fornirci dei dati concreti sulla valutazione del valore appunto locativo degli immobili. Poi con l'aiuto anche dell'assessore che conosce bene il territorio, siamo riusciti anche ad assecondare una certa politica abitativa. In che senso? Ogni città ha dei territori svantaggiati e quindi diciamo questi territori, l'ente pubblico riesce a favorire l'insediamento in quei territori che più ne hanno bisogno e quindi diciamo parametrando il canone di locazione, cercando di ridurre in questi territori, si riesce a favorire appunto l'insediamento. Quindi è riuscito il Comune di Ortona con questa ospitalità, con questa attenzione così puntuale, quindi questa collaborazione preziosissima, a fare un servizio per il cittadino encomiabile. Penso che sia una delle poche amministrazioni che ci sia riuscita, che abbia avuto questa sensibilità. Inoltre, oltre a questa situazione di politica abitativa, ha anche facilitato i proprietari, perché in questo senso penso che l'abbiano già detto loro i quali mi hanno preceduta, il Comune di Ortona, oltre ad ospitare le associazioni di categoria, quindi non far gravare sui proprietari e sugli inquilini i costi per la legittimazione dei vari contratti, ha previsto uno sgravio dell'IMU in favore dei proprietari immobiliari. Sgravio dell'IMU che poteva benissimo non concedere, invece lo ha fatto. Quindi non solo ospita le associazioni presso i suoi uffici, non solo ha preteso una convenzione di tutte le associazioni al fine di calmierare i costi della legittimazione dei contratti di locazione, quindi un ulteriore servizio al cittadino, diciamo, ai danni delle associazioni. Vabbè, però ci siamo prestati tutti, abbiamo firmato tutti una proposta di convenzione. Quindi è stato un intervento multifattoriale, quindi una semplice procedura amministrativa riuscita ad raggiungere una diversificazione di risultati a favore sia dei proprietari che degli inquilini. Quindi noi aspettiamo come associazioni di proprietari, come associazioni di inquilini, parlo anche con gli altri, immagino che siano tutto con me, che questa sensibilità sia estesa anche ad altri comuni. Quindi spero che insomma Ortona sia, oltre che una città che ha manifestato questa sensibilità, sia anche da esempio per gli altri comuni abruzzesi. Immagino pure che il collega Piscione che mi ha preceduto vi abbia parlato delle riduzioni fiscali che tutti i comuni abruzzesi potranno usufruire, quindi non solo quelli ad alta densità abitativa, ma tutti, indifferentemente, almeno fino al 2020, potranno ottenere una riduzione dell'IRPEF al 10% grazie alla legge cosiddetta cedolare secca. E quindi c'è interesse affinché si vengano depositati questi accordi territoriali è veramente diffusa. Però fino ad oggi noi come associazione abbiamo fatto delle missive a tutti i comuni abruzzesi, solo pochi sono stati quei comuni che ci hanno contattato per poter effettuare questa procedura amministrativa. Quindi ringrazio di nuovo questa amministrazione.